Cari amici di Facebook, vi ho trovato un altro personaggio molto molto importante, sempre qui dal Monastero dei Benedettini, siamo con Carmelo Pistorio, un cognome che rimanda ad un uomo importante, Pasquale Pistorio, ex amministratore delegato di IST per 28 anni, ma la generazione che è venuta dopo, il figlio appunto Carmelo che abbiamo la fortuna di intervistare, sta facendo grandi cose, ha un'azienda a Singapore e a breve sta per aprire un'altra azienda, una filiale a Malta. Ma andiamo per ordine. Innanzitutto, Carmelo Pistorio, perché la sua presenza a DICHAP 2017 qui a Catania? Allora, intanto grazie per questa opportunità. L'Università di Catania è riuscita a organizzare questa ottima mostra raccogliendo più di 200 scienziati da tutto il mondo su delle tecnologie all'avanguardia riguardo l'image processing, video analytics e computer vision, materia in cui ricade anche la biometrica. Io da quasi 20 anni ormai mi occupo di biometrica, la società che lei ha menzionato molto gentilmente, XID Technologies, fondata nel 2003 a Singapore, e siamo stati tra i primi, forse i primi su grande scala, a implementare sistemi di face recognition, di cognizione facciale nei settori commerciali. In particolar modo l'XID è riuscita anche a sormontare alcuni vincoli, tale luce ambientale, condizioni estreme come notte, giorno, esterni, interni, sin dal 2010-2012. Adesso, dopo aver avuto il nostro successo a Singapore, in sud-est asiatico, siamo pronti a entrare nel mercato europeo e abbiamo scelto Malta come luogo di partenza per via della prossimità con i sistemi amministrativi inglesi che seguono di Singapore, l'uso della lingua inglese, la prossimità a tutto il bacino mediterraneo per poter installare il punto d'accesso dell'Europa e della nostra società. Ecco, però la sua presenza qui a DICHAP 2017, quindi a Catania, è molto importante, innanzitutto perché ICHAP è un evento internazionale che riguarda il suo settore e quindi bacino e fucina di talenti, quindi in virtù e in vista dell'apertura di Malta è un po' in ricognizione lei, no? Alla ricerca di qualche talento da assoldare alla sua azienda probabilmente. Diciamo che l'Italia non è una cosa nuova, l'Italia da secoli esporta talenti di altissimo livello e l'Università di Catania è un eccellente esempio di come si possono trovare delle competenze estremamente limitate, rare, che non si riescono a trovare altrove. Ripeto, Malta è un luogo che utilizza il sistema Commonwealth, dunque l'amministrazione di stampo britannico, la lingua è l'inglese, c'è una continuità dal punto di vista dell'azienda che ho fondato a Singapore 15 anni fa, ma sono più che convinto che la vicinanza con Catania ci aiuterà molto a trovare quelle competenze e quei talenti che sono difficili da reperire in un settore talmente di nicchia come la biometrica. Anche con l'aiuto dell'Università di Catania con la quale siete in partnership, immagino. Con cui stiamo iniziando a lavorare, specialmente attraverso il Dipartimento del Professor Battiato. E la biometrica è una cosa relativamente nuova, ma diventerà un household name, un nome comune ben presto. Se mi permette, volevo menzionare anche l'annuncio dell'Apple, dell'iPhone X, che per la prima volta un telefonino introdurrà di serie il face recognition, la riconoscenza dei volti come sistema di accesso al device, al telefono. E questa ci sembra una notizia importante, una notizia molto, molto importante per voi. È una notizia molto importante perché innanzitutto è la validazione che noi eravamo nella direzione giusta. La tecnologia che abbiamo scelto da parecchi anni è di abbinare l'8
ottica la cattura dell'immagine attraverso con l'illuminazione in infrarossi, che permette molti vantaggi rispetto a una cattura normale. Questo è il metodo che ha adottato l'Apple. Siamo convinti che oltre al successo dell'Apple ci sarà anche sempre maggior richiesta di usare dei sistemi estremamente semplici per poter sbloccare non soltanto computer e telefonini, ma anche la porta di casa. Eventualmente quello che noi ci auguriamo è che non si abbia più bisogno di portarsi in giro mazzetti di chiave. Per tanti anni io sono entrato e uscito dal mio ufficio, entrato e uscito dalla mia casa con i miei bambini, mia moglie e la mia famiglia allargata, semplicemente mostrando il mio volto a un videocitofono esposto sul muro di casa. Grazie, è stato davvero un piacere e un onore sentirla. Allora sentiremo presto parlare di voi, speriamo. La ringrazio per voi, me lo auguro anch'io, ed è stato un onore mio poter avere avuto questa intervista. Grazie. Grazie a lei.